Buonasera, benvenuti a Calcio Live. In primo piano la Serie A, parleremo anche del campionato cadetto, però iniziamo dall'ottava di ritorno, la giornata numero 27 della Serie A, perché strada facendo, capiamo sempre di più che è un testa a testa tra Juventus e Napoli. Attenzione, perché la Juve deve recuperare la gara rinviata la scorsa settimana in casa contro l'Atalanta, Atalanta poi affrontata in Coppa Italia e superata in semifinale con l'accesso alla finalissima del 9 maggio, che la Juve giocherà contro il Milan, una Coppa Italia comunque tutta da vivere a maggio, con il Milan di Gattuso vittorioso ai rigori contro la Lazio. Lazio che forse domani alle 18 arriverà un po' stanca nella sfida proprio contro la Juventus, priva di Higuain, quindi qualche problema la Juve ce l'ha, e come, anzi non c'è neanche Bernardeschi, una serie di infortuni che avevano riguardato anche in precedenza Mandzukic, recuperato il croato già nella sfida con l'Atalanta, recuperato anche Dybala, anche se l'argentino non è alla 100%. Queste le ultime anticipazioni su Lazio-Juventus. Il Napoli riceverà la Roma, attenzione anche per la Roma, perché potrebbe esserci turnover in vista del ritorno con lo Shakhtar, ma soprattutto per tante situazioni legate agli infortuni, potrebbe partire dalla panchina Nainggolan. Napoli-Roma è un altro crocevia fondamentale per il Napoli, che poi sarà ricevuto dall'Inter. Forse in queste due giornate è racchiusa molta della probabilità scudetto del Napoli, perché se riuscisse a centrare altre due vittorie con la Juve, che andrà naturalmente ad essere pressata all'Olimpico contro la Lazio, potrebbe succedere di tutto. Vediamo il quadro completo degli abbinamenti di questa ottava di ritorno di Serie A. La Spal riceve il Bologna nel derby emiliano, quindi alle 15 di sabato. Lazio-Juventus alle 18, Napoli-Roma, non Roma-Napoli, Napoli-Roma al San Paolo alle 20:45. Cambia molto, direi, il fattore campo. Tra poco lo chiederemo a Dino Pompili. Genoa-Cagliari, Atalanta-Sampdoria, Benevento-Verona, Chievo-Sassuolo, Torino-Crotone, Udinese-Fiorentina, e attenzione al derby, Milan-Inter alle 20:45. Milan carico al 100%, a 7 punti, vuole andare a meno 4 dall'Inter. 7 sono i punti che separano i nero-azzurri dai rossoneri. Prima della classifica voglio salutare il mio amico, grande collega, Dino Pompili. Ciao Dino, benvenuto. Buonasera Giulio, un saluto agli amici a casa naturalmente. È un piacere averti con te. Anche leggiamo la classifica della Serie A, poi tutte le considerazioni su Lazio-Juve e su Napoli-Roma. Napoli dunque avanti con 4 lunghezze di vantaggio sulla Juve, che però deve recuperare il match contro l'Atalanta. 69 Napoli, 65 Juve. Lazio 52, Inter 51, Roma 50, Sampdoria e Milan 44. Il Milan inizia a sperare nella zona Champions, anche se un po' lontana lo stesso, ma il trend della squadra di Gattuso fa ben sperare. Atalanta 38, via via le altre per arrivare al Benevento, che chiude con 10 punti, dignitoso però devo dire il girone di ritorno della formazione campana, con il Verona che ha più di una speranza e fa bene ad averla, perché la squadra di Pecchia è ancora in gioco per la salvezza. Spal e Crotone stanno combattendo alla grande, soprattutto la formazione ferrarese della Spal, con le altre che possono essere risucchiate da un momento all'altro tra Cagliari, Chievo e Sassuolo. Situazione piuttosto tranquilla per l'Udinese insieme al Bologna, quota 33 punti, forse uscita dalla fase di crisi acuta. Il Genoa, che è a quota 30 e respira adesso davvero un'atmosfera diversa. Questo è il punto della situazione sulla classifica di Serie A alla vigilia dell'ottava giornata. Tra poco andremo online con la rassegna stampa, con le ultime dichiarazioni di Allegri per la Juve, ma anche di De Francesco per quanto attiene la Roma, ospite al San Paolo di Napoli. A Dino Pompili affido le considerazioni di questa vigilia importantissima. La Juve rischia molto a Roma con la Lazio che dicevo però un po' stanca dopo i rigori di Coppa Italia con il Milan. Ha giocato la Juventus anche la sera stessa, nel pomeriggio di mercoledì. Secondo te chi è più lucido in questo momento tra Lazio e Juve? Poi parliamo naturalmente anche del match del Napoli con la Roma. È fuori discussione che la Lazio subirà sicuramente un contraccolpo, adesso di che entità lo vedremo, ma insomma che subirà un contraccolpo a livello psicologico sicuramente sì, perché la Lazio puntava a questa finale di Coppa Italia. E una Lazio che nel doppio confronto ha espresso qualcosa in più rispetto al Milan, ma che non è riuscita a concretizzare in reti questa globale leggera supremazia che ha espresso nei due incontri. E quindi passa il Milan a questo punto con merito, ma la Lazio indubbiamente, aver subito l'eliminazione in casa con i calci di rigore,
e indubbiamente ci sarà uno strascico sotto questo aspetto. Quindi, e poi non dobbiamo considerare la mezz'ora in più di gioco e dei tempi supplementari e lo stress dei calci di rigore. Sicuramente è una Lazio che rispetto alla Juventus ha speso di più, perché la Juventus non solo ha giocato qualche ora prima, ma non ha disputato, insomma, nei supplementari, nei calci di rigore. Poi la Juventus ha un'esperienza tale per cui riesce sempre a ottenere quella vittoria che gli serve e magari a spendere quelle energie e non più per raggiungerla. È una squadra sotto questo aspetto qui è più esperta rispetto alla Lazio. Lazio che resta una formazione molto forte, anche se devo dire che Immobile, ormai lo noto da diversi incontri, è un giocatore che, insomma, nelle partite, in certe partite riesce a segnare all'andata 4... fu decisivo, eh? Sì, 3-4 reti, poi insomma spesso però perlomeno in qualche incontro dove serve il gol, dove magari bisogna conquistare la qualificazione alla finale di Coppa Italia, ecco, magari imbrocca ancora una serata non felice e quindi si inceppa tutto il meccanismo offensivo della Lazio. Senti Dino, andiamo su Tutto Sport Online, parla Massimiliano Allegri. Allora, confermiamo l'assenza di Higuain, a questo punto prova a recuperarlo per la prossima settimana il tecnico della Juventus. Giocano dal primo minuto Dybala e Buffon, conferma Allegri. Secondo te Dybala può tornare ad essere decisivo come nel girone d'andata, nella prima parte del girone d'andata, oppure rimane un'incognita dopo l'infortunio? Ma dunque, Dybala è in crescita, l'abbiamo visto anche nei pochi minuti che è entrato nella gara di Coppa Italia. È un giocatore che ancora aspira e mira a conquistare il mondiale e quindi a essere convocato nella nazionale argentina. Ultimamente non è stato convocato da San Paolo, Higuain sì, e quindi lui deve assolutamente tornare al suo rendimento migliore, perché altrimenti perde il treno non solo della Juventus ma anche quello della nazionale. La Juventus poi, chiaramente, per un giocatore a cui paga uno stipendio di 7 milioni e mezzo l'anno, qualche risultato lo vuole anche ottenere. Io credo che Dybala sarà il valore aggiunto di questa squadra, soprattutto a partire da adesso in poi, con i campi che saranno più asciutti l'inverno, nonostante la grande paura che ci ha portato il Burian. Le condizioni già meteorologiche stanno migliorando in maniera sensibile e diciamo che stiamo per uscire dall'inverno, e con i campi asciutti un giocatore delle sue qualità tecniche, la sua velocità, la sua agilità sicuramente sarà un valore aggiunto per la Juventus. Una Juventus che affronta questa gara senza Higuain, è un'assenza pesante, la Juventus che è afflitta da molti infortuni perché ha quattro titolari fuori, i nomi l'hai già ricordati tu, Bernardeschi, Quadrato. E quindi, insomma, adesso la Juve ha due incontri che sono decisivi per la stagione, perché se dovessero andare male queste prossime due partite, la sconfitta con la Lazio e l'eventuale eliminazione dalla Champions, già un bel pezzo della stagione sarebbe, diciamo così, ridimensionata e salterebbe. Ma che Juve è questa senza giocatori che stavano diventando importanti? Bernardeschi è stato decisivo nel derby, così come in altre gare dell'ultima fase della Juventus. Quadrado ormai potrà essere recuperato soltanto a fine aprile. Higuain si è fatto male proprio nel derby contro il Torino. Mandzukic ha giocato poche partite. Insomma, è un attacco a dir poco spuntato quello della Juventus, nella speranza di Allegri di recuperare Higuain. Forse questo è un altro motivo di riflessione importante, al di là poi del recupero che bisogna fare della partita con l'Atalanta, perché iniziano a pesare adesso 4 punti di distanza e la gara di Napoli diventa forse, non dico decisiva, ma influenza e come, no, il percorso della Juve, perché Napoli-Roma è una gara che può dirci moltissimo sulle possibilità di rimonta dei bianconeri. Di Francesco, è un esempio di Francesco, forse non farà giocare El Shaarawy. Parto proprio da questa considerazione per poi arrivare alle assenze e quanto incidono le assenze sul reparto offensivo della Juve. Ma dunque, la Roma ultimamente mi ha un po' deluso e sorpreso, devo dire, perché la Roma che ho visto contro il Milan non è stata la solita Roma, non è stata la Roma che avevamo ammirato in Ucraina contro lo Shakhtar,
ed è una Roma che sembra sia entrata in una involuzione tecnica che sinceramente a questo punto della stagione sembra strana. Già a Roma ci sono, come diceva Pallotta in settimana, ci sono, mi sembra, 9 radio che parlano 24 ore su 24 e 2 le ha fatte certo, chiudere. Non ha uguali. Sì, che parlano 24 ore su 24 di Lazio e di Roma. Al di là adesso di questo aspetto qui, devo dire che insomma già a Roma, dopo questa sconfitta interna con il Milan, qualche radio ha cominciato a soffiare, a ciurlare nel manico, come si usa dire, delle polemiche. E quindi fortunatamente Totti si è sbrigato nella sua nuova funzione di manager, di team manager della società, si è sbrigato a dichiarare subito che insomma di Francesco non si tocca, stiamo tutti dalla sua parte. Però mi aspetto una reazione da parte della Roma e me l'aspetto proprio alla San Paolo, perché la Roma vista col Milan è un'altra Roma, tutti a parlare, diciamo così, a enfatizzare la prova del Milan, ma in realtà buona la prova del Milan in generale, ma in realtà dall'altra parte non c'è stata la solita Roma. Bisogna dirle queste cose, perché Gattuso, che 2 mesi fa veniva considerato quasi un esordiente, uno che insomma sembrava messo lì a fare il tecnico quasi per caso, oggi viene considerato una sorta di santo alla vigilia del derby, e quindi insomma, ecco, non è vera né l'una né l'altra cosa, devo dire un buon Milan, ma dall'altra parte non c'è stata la solita Roma, quindi io me l'aspetto invece al San Paolo e lì vedremo già un match diverso, vedremo se questo Napoli riuscirà sempre ad esprimere questo gioco scintillante che si è visto anche nella partita di Cagliari. Devo dire che è già la seconda volta quest'anno, e questa è una constatazione che faccio, non è assolutamente nessuna polemica, che è la seconda volta che Hamsik all'antivigilia del match accusa febbre e ha l'influenza, e che il giorno dopo questa influenza e questa febbre passano e 48 ore dopo regolarmente sta in campo ed è sempre uno dei migliori in campo. È veramente strana questa cosa, perché dalle mie parti quando c'è un'influenza di solito ci sono almeno 3-4 giorni di febbre e minimo di 5-6 giorni servono per smaltire un'influenza. Non lo so se forse qui i bollettini medici fatti dal Napoli ultimamente subiscono delle variazioni nel momento in cui insomma vengono trasferiti alla stampa, però è un dato di fatto, perché mi sono accorto che è la seconda volta che capita. Hamsik insomma, chiacchiere a parte, sarà regolarmente in campo e quindi non c'è nessun tipo di problema per la formazione per quanto riguarda il Napoli. Quindi Napoli in formazione tipo, addirittura Milik è in via di recupero, non so se sarà addirittura in panchina per il match di domani sera, e quindi vedremo un match vero, e credo che la Roma non ripeterà assolutamente la partita che ha disputato Scialba contro il Milan. Molto chiaro Dino Pompili, che invito ad analizzare la Serie B, se la regia con Roberto Frassini può recuperare anche la conferenza stampa di Goretti, la seconda parte, soprattutto perché Goretti ha parlato del KO pesantissimo della sconfitta subita all'andata con la Pro Vercelli, che abbiamo proposto nel TG Sport di oggi, lo abbiamo fatto anche nella seconda edizione del nostro telegiornale. Intanto vediamo il quadro completo delle partite, così analizziamo per bene il contesto generale di questa giornata numero 29 della Serie B dopo i rinvii delle altre partite. Ricordiamo che il Perugia recupererà la sfida interna contro il Brescia martedì 6 marzo, quindi sarà un tour de force incredibile per il Perugia, perché dopo la gara in Piemonte avrà 3 partite consecutive in casa, quindi la grande opportunità davvero di perfezionare questa rimonta playoff. Ascoli Salernitana, Brescia Entella, Cittadella Pescara, Frosinone Novara, Parma Palermo, Provercelli Perugia, Spezia Cesena, Ternana Cremonese, Avellino Bari, Carpi Venezia, Foggia Empoli. Classifica della Serie B aggiornata naturalmente con la considerazione che vanno recuperate 4 partite, tra cui appunto Perugia-Brescia, con l'Empoli a 51, Frosinone 50, Palermo 47, Cittadella 45, 44 per il Bari, 43 per il Venezia, Parma 41,
Cremonese Spezia 39, guardate un po', meno 1, meno, con una partita in meno, il Perugia è meno 2 dalla zona playoff. Quindi è assolutamente in corsa, in gioco per recuperare terreno, alla luce anche dell'organico che ha per le partite, che ha commentato anche qui Dino Pompili nell'ultimo appuntamento in diretta di Tutta B, che torna domani naturalmente sempre qui nei nostri studi per collegarsi con Vercelli, per vivere insieme Pro Vercelli Perugia. Perugia e Foggia 37 insieme al Carpi, Pescara 36, via via le altre, Ternana, attenzione, chiude a 22, davvero nota dolente per il calcio umbro, una Ternana che non riesce a rialzarsi, 5 sconfitte consecutive, neanche De Canio è riuscito a trovare il modo per fare punti, ne parleremo più tardi. Spazio adesso alla Perugia, Perugia che ha l'organico a disposizione, Della Fiore è completamente recuperato, era andato precauzionalmente in panchina, anche se è difficile spostare Del Prete dal ruolo di centrale difensivo, ne sa qualcosa Dino che ha seguito attentamente la gara di Frosinone. Sentiremo tra poco Dino Pompili, andiamo dal direttore tecnico Roberto Goretti, soprattutto la seconda parte della conferenza stampa di Goretti, sentiamo. Molto molto difficile sinceramente, innanzitutto questi due o tre giorni rileggendo il nome Pro Vercelli mi riviene il mal di stomaco della mattina dopo la partita dell'andata, solo a vedere il nome. Non penso, sono andato a ricercare le sconfitte più pesanti subite in casa dal Perugia e da quando sono nato io c'è stato soltanto nella stagione 99-2000 uno 0-5 contro l'Udinese e quindi diciamo che abbiamo perso prendendo 5 gol soltanto 2 volte al Curi e questo penso che sia una brutta partita da ricordare, ma che ci dobbiamo comunque sempre tenere in testa e la dobbiamo sempre tenere a mente, perché dalle grandi sconfitte bisogna prendere il più possibile. Allora, il realismo di Goretti, arrabbiatissimo nella partita di andata, consapevole però che è una squadra pronta a... come dire, a cambiare il senso del campionato. Due vittorie con le due squadre più forti del campionato, insieme all'Empoli, parliamo di Palermo e Frosinone, non possono che spingerci a fare riflessioni positive. Dino Pompili, che campionato sarà da qui in avanti per il Perugia? Ma io aggiungerei anche la partita di Parma, perché è un'altra biglia, certo, del campionato. Tre gare in cui il Perugia ha mostrato un volto diverso, il lavoro di Breda comincia a dare i suoi risultati, è il normalizzatore, ha ridato fiducia all'ambiente e più che all'ambiente alla squadra, perché l'ambiente ancora ce n'è una parte che magari ancora non è completamente soddisfatta del gioco che esprime la squadra, ma insomma dalla vita non si può avere tutto e contano sempre i risultati e i risultati stanno dando ragione al lavoro di Breda che sta lavorando molto bene. Ha sistemato tatticamente la squadra adesso comincia a rendere ed è un avversario per tutti quanti importante. A Frosinone non era facile vincere, sì c'è stato indubbiamente il vantaggio sull'1-1 però fra le due formazioni, quindi in parità dell'uomo di Soddimo espulso, ma quindi un uomo in più per i grifoni. Ma il Perugia insomma avrebbe fatto risultato secondo me anche con l'11 contro 11 normali, perché questo diceva il campo, e andare a far punti a Frosinone non era affatto facile, perché il Frosinone con l'Empoli e con il Palermo sono sicuramente le tre squadre più forti del campionato a livello tecnico, su questo non si discute. Quindi ottimo il cammino del Perugia, mi aspetto un Perugia che nel giro di 2-3 settimane, io credo proprio al termine di questo piccolo miniciclo delle tre gare interne, si ritroverà, compreso il recupero della gara del 6 aprile con il Brescia, si ritroverà credo in zona playoff, e perché questo è l'approdo che a livello tecnico la squadra indubbiamente sembra meritare. Sul discorso Goretti devo dire che questa vicinanza degli ultimi tempi
verso la squadra, è una vicinanza importante, si fa sentire la società, tutto bene. Io non avrei dichiarato nell'ultima conferenza stampa, non avrei dichiarato che a un certo punto c'è stata una frase, siamo tutti sotto osservazione fino alla fine del campionato. Ecco, quella è una frase che io non l'avrei pronunciata se fossi stato in Goretti, perché questo si può dire all'inizio dell'anno, quando magari inizia il campionato, ma in questa fase qui sembra quasi voler andare dietro a queste voci, perché ancora c'è una parte dell'ambiente che, non ripeto, non è soddisfatta del gioco espresso dalla squadra. E io ripeto, questa frase non l'avrei pronunciata. Ecco, serve tranquillità in primo luogo all'allenatore e poi di conseguenza alla squadra e ai giocatori, perché e poi serve da parte di tutta la tifoseria di fare squadra, senso d'appartenenza, tutti dalla stessa parte, e allora forse questo risultato al quale tutti aspirano di raggiungere la zona playoff probabilmente è possibile. Quando Mustacchio chiede ottiene la combinazione a Cerri, vai a capire facilmente che ha i giocatori, in questo momento il Perugia ha dei giocatori determinanti, ha dei giocatori di qualità. Cerri è un giocatore che sicuramente tornerà a disputare partite in Serie A l'anno prossimo, è della Juventus e credo che sia veramente controllato con grande attenzione dai bianconeri di Carmine, lo voleva anche una squadra di Serie A, un paio di formazioni di Serie B, tra cui il Palermo. Insomma, sono giocatori di primo ordine che possono e devono portare questa squadra almeno ai playoff. La riprova c'è stata, nonostante sia stata condizionata dalle espulsioni di Sodimo, proprio dalla gara di Frosinone contro una delle formazioni più forti, squadre più attrezzate per risalire in massima serie. Questo è il punto sulla Serie B e sul Perugia. La Ternana invece, abbandonata a se stessa, un destino quanto mai negativo, perché in fondo, nonostante il cambio di allenatore, probabilmente sono state giocate partite molto complicate, quasi proibitive, con Bari in casa e con la Ternana, però neanche De Canio sa trovare il famoso bandolo della matassa. Dino, che cosa sta succedendo? In fondo la squadra non è così scarsa come potrebbe apparire. Allora, De Canio purtroppo i miracoli non può farli. La squadra è una squadra a livello tecnico che, se tutto fosse andato bene, avrebbe potuto ottenere una salvezza tranquilla e oltre questo non sarebbe potuto andare. Poi ci sono stati una serie di errori che è inutile ricordare, tutti sappiamo com'è andata, a cambio di terzo allenatore che è arrivato, e due partite, l'hai già ricordato tu, proibitive contro due avversari più forti a livello tecnico. È inutile che giriamo intorno alle cose, il Bari nettamente più forte e il Venezia pure più forte, non a caso la classifica lo esprime in maniera molto chiara. Quindi i miracoli non li fa nessuno nel calcio e nemmeno in altri settori. De Canio va lasciato lavorare in pace, tranquillo, e per poter fare risultato bisogna aspettare le partite contro avversari alla portata della Ternana, dalla metà classifica andare giù. Quelli sono gli avversari alla portata di questa squadra, la Ternana, che è una squadra a livello tecnico modesta, da centro classifica massimo. Non è la Ternana che si è avuta lo scorso anno, che ha avuto Liverani dopo il mercato invernale. Quella era una Ternana forte che ha rimontato la classifica e si è salvata. Questa, io credo che a questo punto, vista la situazione di classifica, può aspirare a poter disputare i play-out. Sarebbe già un grandissimo risultato raggiungere il quarto e quinto o quintultimo posto per poter disputare i play-out e salvarsi vincendo i play-out. Io credo che oltre questo non sia possibile, perché va vista in faccia la realtà. È inutile che capisco indubbiamente l'ambiente ternano, la tifoseria, ma i miracoli, ripeto, non si possono fare. La squadra a livello tecnico è modesta, adesso poi c'è anche qualche problema, per esempio in porta, dove è stato ultimamente non ha giocato Plizzari, è stato rispolverato Sala. Se io fossi
in decanio non lo farei, manterrei il ragazzo, perché significherebbe adesso andare a toccare un ruolo che fino adesso non aveva dato problemi. C'è stato forse un errore, un paio di sbavature da parte di Plizzari, però è un giocatore sul quale si può fare pienamente affidamento e quindi io non andrei a toccare. Adesso nella partita di domani, intanto c'è da dire che il Perugia potrebbe fare indirettamente un favore alla Ternana, perché battendo la Provercelli, che è una diretta concorrente per la salvezza, farebbe indirettamente un favore alla Ternana. Ma a parte questo, certo l'avversario è difficilissimo, perché la Cremonese è molto forte in casa. Andrebbe bene anche un punto, purché si torni a muovere la classifica, e quindi bisogna aspettare gli avversari, ripeto, quelli a portata, la portata tecnica della Ternana, e quelli vanno assolutamente centrati, ecco. Grazie Dino Pompili, grazie a voi per averci seguito. Questo è il punto sul calcio di Serie A, di Serie B, alla vigilia del weekend. Partite importanti, come avete sentito. Seguiremo soprattutto la gara del Perugia a Vercelli contro la Provercelli, il match interno della Ternana contro la Cremonese. Vi aspettiamo domani in tutta B con Luca Rotiri e i suoi ospiti a partire dalle 14.50 anche sul canale Sky 831 e sulla piattaforma satellitare di TV Sat. Grazie, arrivederci.